Bella lì ragazzi, bentornati nuovamente nella programmazione estiva su Sci LeBlanc. Come vi dicevo prima, tendenzialmente, e ti dico tendenziale, cioè a me stupisce che facessero 62 fps, secondo me è cappato. Ma sì. Comunque, vabbè, sì, ci sta. Fatto vedere. Questo lo prenderei. Poi ricordiamo che è una specie di GDR, una specie sottospecie di GDR. Poi vi ricordiamo che il fatto che sia registrato adesso non ci impedirà in un futuro di fare live. È tutto da vedere, è tutto da capire meglio. Quindi poi faccio questo, sti cavoli, portate pazienza, abbiamo un sacco di robe da fare, siamo impegnati. Giulio è una celebrity nel mondo del calcio, quindi sì, insomma dovete portare un pochettino. Ma come, da uno a di scienzo. Ho capito, no. Ma scusate, ma la tua fama ti precede. Vabbè, figurati un po'. Allora, cosa minchia dobbiamo fare? Buffon, sono qui! Guarda, c'è il... Segui il... Aspetta. La Valka è il picchietto. Hai visto? Interattività. Oh, wow. Ubisoft non ci è arrivata ancora ad oggi. Vieni qui prima che ne arrivino altri. Vieni qui prima che ne arrivino. Non insiste. Poi c'è... Sono tutti uguali, allora. Ho portato dentro Jerry... Jerry Calà. Jerry Polemica. Deve essere svenuto. Joker è passato da quella porta. Che cosa c'è dall'altra parte? Quello che chiamiamo isolamento estremo. Si può accedere solo attraverso il sistema di trasferimento. Aprilo. Nessun problema. Non devo fare altro che chiamare un'altra cella. Wow. Ok. C'è qualcosa che non va. Il raccordo della sicurezza è chiuso a chiave. Tanto posso dire che c'è il livello tecnologico di questo asylum mi sconfigge. Due facce, forse? Non puoi scappare, Joker. Povero ingenuo, io non voglio scappare. Mi sto divertendo troppo. Ci sei persino tu che mantieni vivo il mio sorriso sul volto. Non per molto. Davvero? Vedremo. Ta-da! Ah, dimenticavo. Se avevi in mente di seguirmi, ho pensato di prepararmi in anticipo. Mentre noi siamo qui, Gordon sta andando da Harley. Agente Bulls. Se mi accorgo che cerchi di seguirmi, lui muore. Harley non vede l'ora. Magari lo riprendo e mando il filmato su internet. Che ai tempi era una cosa abbastanza all'avanguardia. Il sistema di trasferimento è saltato. L'unica cosa che posso fare è aprire la porta da cui sei entrato. Mi spiace. Wow, aprila. Bulls non è mai stato furbo. Avrà lasciato qualche traccia. Mi fa piacere che mi piglia proprio per un totale disabile. Vabbè. No, beh, più che altro perché... Cioè, questa è la prima fase in cui devi tornare indietro. E quindi ti fa rivedere... Vabbè, ti fa rivedere da che strada devi andare. Cosa succede? Joker è scappato, si è isolato da qualche parte e ha preso tuo padre. Papà! Non ti preoccupare, lo libero io. Sì, lo so, ma... Oracle, ci riuscirò. Joker non può vincere. Non glielo permetterò. Inizierò da dove è stato prelevato. È stata la guardia Frank Bowles ad aggredirlo. Troverò Frank e troverò tuo padre. Bruce, sbrigati, ti ma prego. Ma questo? Che posizione? Io lo troverò. Per aver bevuto, Ma ha bevuto, cioè, cosa? Cioè, mira disperatamente la direzione di Arkham. Mi sa che ha cambiato obiettivi nella vita, cosa dici? Psichiatra e manicomio di Arkham, vedi? Assegnato alla cura di Joker. Quindi ha sviluppato un'ossessione per il suo potente, convincendosi di amarlo. E quindi è impazzita. Che bello. E poi è pure figa. Vabbè. Però ci sta. Deve starci, cioè, adesso. Prima non ci potevi passare, da lì adesso sì, Oh, volevo vedere. Allora, perché io devo andare. O vado dritto, no, o vado a sinistra. Prova a vedere qua, vai a sinistra, vai a sinistra. Qui non ci potevi passare prima, ti ricordo. Joker. Mi starete chiedendo come ho fatto? Joker team. Il detective si è perso in convinzione. Ride. I vecchi ci conosciamo da tempo. L'ho tirato fuori da un anno. Hai visto che c'ha lì? Pinguino. Dunque, quando mi servono i codici di sicurezza o devo tramortire un Oswald vecchio, Chesterfield so Cobblepot. Bello. Cioè, questa stanza
Cioè, non serve a niente, ragazzi. Cioè, non c'è niente qua dentro. Cioè, ha messo questa stanza solo per farti vedere quel poster di pinguino. Però dai, bello. No, no, è bello, però è per dire un dettaglio. Hai notato? Non si è accorto. Oh, è qui. Che figata questo. Ocio. Boom! Hadouken! Iff, ma la testa se io l'ho colpito al petto. Riflessi involontari. Identità sconosciuta. Allora. Dall'altra parte. Sì. Sì. Però chissà cosa c'è di qua. Tanto dopo. Dove ci passeremo, dici tu? Mille volte almeno. Oracle, sono nel blocco di detenzione. Sto per montare una scena del crimine. Qual è il piano? Isolare qualcosa nella tanta che sia tipico di Bulls? Esatto. La puzza. E KPFT. Allora. Quindi non mi ricordo minimamente. Bulls ha buttato per terra la fiaschetta. Vediamo che cosa rileva lo scanner forense. Scanner forense. Posso seguire le tracce alcoliche del barbon di Frank nell'aria? La Madonna. Oracle, ho una traccia. Bene, segui la pista. Io raccolgo tutti i riferimenti ad Arkham che riesco a trovare. Potrebbero tornarci utili più tardi. Wow, che figata. Eh? Ma quanto sei avanti? Segui, segui. Sì. Eccolo. No, qui no. Forse gli hai... Guarda che puzza. Comunque posso dire che i drogati del quarto piano, sì, quando passavano la scia rimaneva per tipo tre quarti d'ora. Dico, cioè come quando uno fuma, no? Che se ci sei dentro, cioè se sei un fumatore o sei abituato non te ne accorgi, ma cioè se io tipo venissi qua da te dopo aver fumato una sigaretta tu lo sentiresti di brutto. Sì. No, ma il bello è che appunto, cioè io allora l'altro giorno, tra l'altro bella notizia, li hanno cacciati dalla casa dopo 4 anni di cause. Ma mi spiace perché ormai erano miei amici, mi salutavano prima alla porta. No, se vuoi te li mandiamo a ma casa. Ma giuro, no, nessuno esige. Però quello che sto dicendo è al di là dell'odio che ormai ci avevano portato veramente a dei livelli allucinanti. Ma mi ricordo che uno di la scorsa settimana mi è capitato che evidentemente mi ha annasato che da lì a poco li avrebbero portati via e stavano sgombrando la droga dentro il ne tenevano alcuna dentro il come si chiama? Il basement? Sì, la cantina. La cantina. E quindi stavano ripulendo, lui a un certo punto ha fatto tutte le scale, non mi ricordo perché non era disponibile in quel momento l'ascensore. E io, siccome avevo delle robe da fare, non sono andato su tutte le scale. È passato circa 10 minuti. Batman! Il signor Joker non vuole ancora che ci segui. Boom. Vedo che le guardie di sto posto sono svegli. Sì, come una bella addormentata. Che cosa diavolo è successo? Che ne dici, Batman? Adesso non ci puoi più seguire. E se hai calcolato la tua tutti i miei vecchi da gioco, non saremo pronti a incontrarti. Poi secondo me adesso trovi. Beh, comunque stavo dicendo, cioè, quindi non sono riuscito a passare subito, sono passato dopo tipo 10 minuti e dopo 10 minuti ti giuro che c'era ancora la puzza fino in fondo. C'è una roba che uno dice, ma minchia, dai. Com'è possibile? Sembra tipo, cioè, si è seduto. Prova ad andare nell'altro. Immagino che questa sia opera di Joker. Minchia, per spiegarci, l'ispettore Derry. Gliel'avevo detto, è un mostro. Avrebbero dovuto farlo arrostire. Tranquillo, lo prenderò. E lo arrostirò. Come una braciola. Eh no, qui non senti più niente. No.
Io non vorrei che dovessi andare nel... Vabbè. Beh, qua ci posso andare. C'è il disco d'oro. Harley Quinn, mi chiami Harley. Ah, cazzo, me l'ho dimenticato questo, è vero? Che meraviglia che abbia scelto Arkham per l'internato. Ho sempre avuto la passione per le personalità estere. Questi sono ovviamente i colloqui di Harley Quinn ad Arkham. Ed è belli perché tutta la storia che vi ho raccontato prima su Harley Quinn, prima c'è nell'altro video, vi... la sentite? Sono sicura che mi troverò bene. Perché lei cambia di video in video, cioè di video in video, di audio in audio. Cioè, capite proprio come evolve la persona. Tanto ci sono, se non mi ricordo mai, ci sono di diversi cattivi queste cose. Non devi essere pazzo per arrivare qua, ma sicuramente aiuta. Ok, quindi tutto questo era. Prova a lanciare un batarang lì. No. Questo lo devi attivare, prova ad andare giù. Infatti adesso non... qui non può fare. Aspetta, guarda in alto, non si sa mai che ci sia qualcosa. No. Sì, è vero, quando non sapete cosa fare, questo è importante. Ricordatevi sempre di guardare in alto, come hai detto te. Oltre che in giro, perché se ci sono grate, appigli, cose. Ragazzi, ripetiamo, non ci ricordiamo un cazzo. Quindi vai lì sotto. No, cos'è? Infatti, qua c'è un comodo tunnel. Un comodo? Un comodo. Secondo me deve andare là. Sì, no, di qua. Volevo solo vedere. Era solo per controllare che fosse tutto giusto. In questo posto cos'è? Tipo una caverna. Con funghetti allucinogeni. Non c'è niente. No, è impossibile che non ci sia niente. Cosa? No, c'è scritto va per entrare, ma niente. Non mi sembra di andare da nessuna parte, no? No, quindi ritorna nel vano. E vedere se riesce a salire di là. Eccolo qua. No, questo soprattutto non è qui. Allora, qui non c'è un altro. Nulla. Veniamo di là. Qua è chiuso. Qua c'è ancora meno, giusto? Arrivo da lì. Non so, sono un attimo smarrito, vediamo se c'è qualcosa che non abbiamo visto qui. Poi qui la scansione. Punta tutto. Che cazzo. Tanto ripeto, cioè io voglio sapere chi c'è qua. Cioè, perché c'è qualcuno lì? Cioè, perché c'è questo posto qua dentro? Tra l'altro con tutte... È qui dove hanno organizzato tutto, ti sta dicendo questo. Di sicuro, sì. Era qui. Qua c'era qualcuno. Oh, vediamo dove cazzo possiamo andare. Devi tornare indietro. Sì, dovrei trovare il modo per salire, quello sicuro. Queste sono le classiche parti. Allora. Bloccare. Lì devi... Lì? Guarda, aspetta. Ah no, quella è la cassa. Ah. Hai visto? Sì. Come vi dicevamo, dovete sempre guardare in alto, eccetera, eccetera. Dovete sempre guardarvi attorno in alto e cercare i posti così. Puoi entrare. Ehi, Batman. So che mi senti. Avrei qualcosa da farmi ascoltare. Harvey e Frank stanno per uscire dall'edificio con il vecchio. Come faranno a passare in mezzo a tutte quelle guardie? Sono pronto ad ascoltare. Sembra più una roba da Enigma. Joker ha fatto arrivare altri uomini. Entreranno dalla parte anteriore del manicomio. Bisogna impedire che passino da questa parte. Maledizione, presto ragazzi, sorvegliate l'ingresso principale. Il
Quanti sono, Bolz? Cosa c'è lì sotto? Aspetta, guarda, come diavolo fai a sapere? Lì sotto nel buco? Frank, che cosa stai facendo? No, niente. No, mettila giù. Frank, ma che diavolo? Qui, la via è libera, porta qui le chiappe. Sei proprio un capolavoro, Frankie. Una donna potrebbe fare pazzie per uno come te. Non fare la civetta con i sottoposti, cara. Tra poco arriveranno altre guardie. Non fartele scappare. Ti attacchi di là e vai. Sì, no, è che dovevo. Aspetta, perché ti lasci una grata. Sì. Devo capire. Solo per te. Hai sentito Batman? Frankie se la sta cavando da grande, mi pare. Un altro prezioso collaboratore per loro. Prezioso. Tac, parete da tirare giù. Sì. Che nasconde la stanza dell'uomo ragno. Ah no, queste sono le cose. Ora me le ricordo. Non ti ricordi che le leggevi e scoprivi delle cose, se non mi ricordo male. Il direttore Sharp vuole gentilmente andare. È ancora questa cazzo di caverna. Qui c'è qualcosa? Guarda in alto. Cazzo. Ti fa solo rosicare perché non puoi vedere queste cose. Però me le ricordo adesso quelle lì. Ti ricordi che dovevi trovarne un tot di queste cose qua? Ne come tutti i miliardi di cose. No, vabbè. Io mi ero scimmiato non tanto per questo, ma per Arkham City. Mi ero veramente scimmiato, ma proprio a dei livelli patologici. Grazie a Dio era un periodo in cui potevo leggermente nerdare. Perché sennò. Vabbè. Allarmi. Però cioè, ti dà un replay value comunque, ti fa venire voglia di andare in giro, eccetera. Cioè, anche quello solo è che quando giocavo con questa cosa qui stavo ancora con Manuela, giusto? Per tanto un po' di contesto. Beh, per forza, 16 anni fa. Allarmi intrusi a livello B4. Troviamo sempre. Ecco, queste cose secondo me su console non le vedi. Questo fumo che scende. Lo avranno tipo super semplificato. No, ma perché stai tornando dietro? Il manicomio di Arkham è a livello rosso. Vai di là. Di là. Tutti i pazienti di classe là verranno sedati a vista. Sulla ventola. Qua. Guarda a sinistra, a vedere se riesci ad aggrapparti qualcosa. Tipo lì. No. Sì. Vole. Ancora più in alto. Ti abbassi. Avviso. Terapia. Terapia intensiva. Comunque lì hanno cazzottato qualcuno, quindi sì. Eroverai. Ecco. E adesso te lo dici. LB. Tac. Sono lo spirito di Amadeus Arkham. Molto bene. Grazie alle mie attività ho salvato la città dalla maledizione, anche se sono condannato a restare nell'ombra per sempre. La mia storia è scolpita nell'anima di Arkham e verrà rivelata solo chi si impegna seriamente a scoprirla. Bene. Che sarebbe a dire che si trova tutti quanti in asso. Sono lo spirito di Amadeus Arkham. Pensavo di Amadeus Mozart. Di Amadeus il presentatore. Di là. No, di là è sulla strada giusta. Ma non. Guarda in alto, ti appiccichi sicuro da qualche parte. Sì, ecco. Questa guardia gli ha sempre dato filo da torcere. Capito? Adesso non più. È qui! Minchia, cazzoni dietro le orecchie. Oh, sentirai danni. Hadouken. Minchia, calcio lì farebbe veramente male. Questo è un Savage Master. Non penso quel... Savage. Tracce di mio padre. Non ancora, ma sono vicino. Harley Quinn ha cercato di rallentarmi. Mi ha fatto cadere addosso l'ascensore. E ha funzionato? Ovviamente no. Ti contatto non appena arrivo in fondo alla Spavaldo, pista. Spavaldo, Batman. Minchia, ovviamente no. È chiuso. Gratona. Ovviamente no. Un po' come quando Mattia parla di anime. Ovviamente no. Tanto ho visto prima Mattia che ha consegnato a Patrick un nuovo gioco che esce il 31 luglio, quindi
Lo leggerai altre quelle 100-150 volte nei prossimi 3 giorni, conoscendo. Sì. Che gioco è? Non mi ricordo. Cioè, ce l'hai su Telegram, quindi lo scoprirai. Guarda, è il remake di Rayman. Aumenta. Beh, quello sarebbe. Ma secondo me è già perfetto così, Rayman. Cioè... Sì, però in Ultra HD è bello. Ma penso che tu possa già giocarlo adesso, sì. In Ultra HD. Ma l'abbiamo fatto. C'era un periodo che abbiamo fatto tutte le remastered in HD. Sempre. Che avevamo fatto anche Street Fighter 2. Ah, no, perché. Se, no, cioè... c'era proprio quel periodo lì che avevamo fatto Street Fighter 2 e qualcun HD, altro. HD, ma ACCCAD. Il simbolo di Batman. Esatto. Insomma, un po'. Puliscono sempre i canali, eh. Sì, il canale. Chi mi asciuga il canale? Ho un figlio! Vi prego! Aio. Armi da fuoco. Non è necessario. Ma a me piace. Ok, il capo dice che non deve passare nessuno. Però vedi, ci fa anche attenzione, non fa rumore. Vabbè. Perché l'ha spostata. Lui è Batman. Oracle, gli uomini di Joker hanno preso il controllo del corridoio di trasferimento al blocco di detenzione. Non mi piace. Ho ascoltato le comunicazioni di una guardia. A quanto pare gli uomini di Joker hanno messo le mani sulle armi. Ci lo vede. So, devo impostare la modalità di visione del cappuccio in modo da isolare gli uomini armati. L'avvicinamento diretto sarebbe un suicidio. E tra l'altro adesso tutto questo mi ha ricordato che quando io ho giocato a sto gioco avevo appena finito Prototype, che evidentemente erano abbastanza... Sì, è un morto che cammina. E mi ricordo in Prototype, quando arrivavi alla fine del gioco, che eri un carro armato che camminava, quindi cioè, ti mangiavi tutto quello che passava per davanti a te, che mi aveva reso un po' spavaldo nell'approccio al gioco. E qua invece muori molto più velocemente se ti metti a fare cose così. Cioè, se vai ad affrontare direttamente i nemici eccetera, pigli una cifra di schiaffi e muori molto molto in fretta. Sì, ma poi vedrete, cioè, arriveranno quelli con lo scudo, con... Sì, poi quelli che sono un sacco di rotture di coglione. Completando il lavoro. Quelle teste di legno di Arkham non avevano possibilità. Oh, guarda chi c'è! Ti fischiavano le orecchie, Batman! Immagino che sia meglio avvisare i ragazzi che stai arrivando. Forse no. Sarà una bella sorpresa. Ma come? Però vedi, il bello di Joker è questo, sì, qua. Che è pazzo. Che è pazzo. Cioè, a volte dice no. Non me ne frega niente. Cioè, lui proprio ti fa il caos. Ding, 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 dong. Il manicomio di Arkham ha una nuova gestione. Ecco un breve aggiornamento sui fatti più recenti. Qualche idiota sta correndo in giro per il manicomio vestito da Batman. Sì, lo so. Qui devi andare stealth. Sì, sì. Appenditi subito. Fermatelo prima che faccia male a qualcuno. Lo serio? È per il suo bene. Quello lo puoi prendere. Aspetta, sto guardando se c'è qualcuno in giro. Fai la scansione. Sì, lo puoi prendere. Sì. X. Riappenditi. Questa stanza me la ricordo. Cioè, mi ricordo che esisteva. Non è che me la ricordo in senso stretto. Perché tu puoi tra... Che ho dei flash. Giulio, non stare tanto spavaldo. Uovo a terra, uovo a terra. Riappenditi, riappenditi. Aspetta, volevo. Esci e riappenditi. Sei subito lì. Nessuno mi vuole aiutare. Pronto. No. Sta lontano. Appenditi. E gira subito. È l'unica. Gira. Adesso appena. No. Potevi, secondo me, fare il calcio in planata. Questo è un approccio graduale, perché io mi ricordo certi Batman. Vai lì sopra e lo puoi appendere. Lo puoi appendere. No, appendere non ho ancora il... Ma no! Ma perché? Perché ho schiacciato... Mina piano. Ma! Chi diavolo sei? Potevi... Sono Batman. Vabbè. No, comunque non ho ancora il potere per appenderlo. Ole! Mi ricordo, c'erano più guardie quando avevo giocato. Pensavi che sarebbe stato così facile, Batman? Ho mandato un gruppo di uomini dalla tua parte. Appenditi. Devo vedere. Da sopra, appenditi da sopra, che magari ne pigli uno al volo. Joker vuole che lo troviamo.
sparpagliatevi! Potrebbe essere ovunque. Allora tenete gli occhi aperti. Muovetevi! Ah, mi ha spedito su lui? Sì. Allora. Ok, ora prova a andare. Aspetta, con calma. Prova a vedere se, con calma, se te lo appende uno. Non è. Ma strano. È perché non ho ancora la tua, non ho ancora l'abilità. C'hai quello dietro, attento. Prendi subito. Mamma mia. Uno, due, scansione. Quanti sono? Arriva un secondo. C'è uno lì in basso anche, mi sembra, no? Dove? No, ci sono solo quei due. Comunque, ecco, quello che volevo dirvi è che c'è anche tutta una... Cioè, se voi... Prima, anche quando a un certo punto mi è venuta fuori la scritta RTPA, ho anche cercato di usarla, ma non ce l'ho fatta, perché ci sono tutti quanti anche i passaggi, in realtà, dentro. Potete andare sotto anche. Non siete costretti a farlo da sopra. Diciamo che solitamente, per esperienza, il sopra è un pochino più facile per i Batman. No! Ma perché? E no, perché ho planato ma si è spostato nel frattempo. Cioè, volevo cioè, avevo mirato il calcio ma mi ha fottuto. Questo qui lo puoi prendere. Eh no, è troppo. Perché è molto giù. Vai sull'altro. Spostati. E vedi che sono stronzi, sono andati di sotto. Che cosa succede? Dovrei andare a pescarli sotto. Ma tanto adesso escono dall'altra parte, quindi secondo me se fai ta 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 li prendi. Basta che però non si guardino. Tipo questo adesso no. No, certo, infatti. Adesso ci arriva. Tu vai di là, io vado di qua. Siete rimasti solo in due. Vi starete chiedendo chi sarà il prossimo a cadere? Beh, io lo so. Appenditi. E salta via, salta via. Oh! Che cazzo! Salta di nuovo via. Sai che poi te li sfasciavano le Batman e gli Gargoyle. Non penso in più. È vero, c'era uno, anche mi ricordo che cadeva. Devi stare super attento. Vai. Vabbè, tanto uno c'è. Via. Due di voi. Trovatelo. Che bello. Ho fatto la frog splash, come dire. E quindi. Ah, è vero che poi c'era il costume che si spaccava, ti ricordi? Che progressivamente sei sempre più. Io mi ricordo che in Arkham City alla fine arrivavi che tipo eri. Sembravi un barbone. Sì, Batman perché progressivamente barbone. Ti spacca il mantello. Esatto. Batman barbone. Allora. No, di qua dovevi andare dall'altra parte. No, no, sto guardando cosa c'è un po' in giro. Ma alla fine questo qua di esplorazione c'era, ma fino a un certo punto. Sì, quello sì, però magari c'erano le. Ci sono sì, le sì, cose di. Già Arkham City secondo me era, cioè, per chi, per i completisti era abbastanza. Allora qua ci sono queste due. Però tu venivi da là, quindi sì, devi... esatto, quindi devo andare più sopra comunque di sicuro. No no, devi andare dall'altra parte secondo me. L'altra leva. Vedi cosa c'è qua su. No. Allora, vedi, questo dicevo. Sì, che puoi andare giù e addirittura in alcune parti puoi uscire e abbatterlo. Sì, puoi pigliarli da sopra, sì, li pigli da sotto invece che da sopra. Sì, sì. Però sono di solito più difficili perché comunque... Allora, l'apro per il completismo. Così. Però lo fa sempre furtivo, anche se no. Sa che... Sono tutti... I tipi sono tutti giù. Ah, se vai di là... Sì, no, sta cosa che potevi uscire mi piaceva perché tipo mi sembrava di essere lo squalo. Primo colloquio con il paziente. E così sono il tuo primo, eh? Beh, sai come si dice, la prima volta non si scorda mai. Cercherò di renderti l'esperienza memorabile. Oh, l'ha già fatto? Mi dica, perché fa certe cose? Secondo te perché le faccio? Per fama, notorietà e il desiderio di distinguersi dalla folla. Per un senso distorto dell'umorismo. Oh, sei in gamba! Come hai fatto a capirmi così bene? Sono anni che arrivano medici di ogni tipo e nessuno è stato tanto astuto né, se mi permetti di dirlo, neanche così affascinante. Davvero? Oh, lei mi sta prendendo in giro. Ma non puoi saperlo.
Vedi qua, comunque capisci già che... Puccia il biscottino. No, a parte puccia il biscottino, che lui la sta attirando, insomma, nella sua tela, sostanzialmente. Ok, penso che in realtà questa fosse l'unica cosa da trovare in giro. Di là. Aspetta, devo vedere se... No, ok. No, non puoi farlo. Okay. Vai. Guidami, come solo tu sai fare. Dritto. Salto lì proprio. Sì. Ok. Eccolo là, infatti. Vedi che c'è il coso, è bravo, appenditi. No. Un po' troppo. Vabbè, usa la scala. Rimetta a posto la scala. Guarda, che artista. Joker deve aver capito come sono riuscito a rintracciare Gordon. Le impronte dell'agente Bones si fermano qui. Eh sì. Ma questo è quello che l'ha aiutato? Sì. Diciamo che non ha fatto proprio l'operazione più furba della sua carriera, ecco, no? Dead End è un altro gioco di parole, perché Dead End vuol dire... Sono sicuro di sì. Sì, esatto. Ma... Io, Edward Nigma, l'enigmista, anzi colui che ha un intelletto superiore al tuo. Il mio genio mi ha consentito di entrare nel tuo primitivo sistema di comunicazioni. L'obiettivo è semplice. Risolvi una serie di sfide difficili ma divertenti e... Beh, poi vediamo. Aspetta, aspetta. No, sei no, pronto per la prima? Bene. Ma sta attento. Non ferirti su quel ritratto così tagliente. Allora. Guarda LB. Aspetta, Ho detto di non ferirti su quel ritratto così tagliente. Non è questo il ritratto? Hai presente il ritratto, il dipinto, il quadro sulla parete, incorniciato? No, perché non vedo un quadro. Magari è quello lì. Ok. C'è uno qua. Grazie. E forse c'è uno là. No, tu vuoi stare lì. Guarda che di là. Se c'è... Ancora? Ma no, no. Non sai cosa sbaglio, perché c'è un tasto per... Oh, ecco, fare questo. È il ritratto di una persona severa. Allora, LB. E così ce l'hai fatta, molto bene. Questo l'avrebbe risolto anche un bambino. Figuriamoci il detective più grande del mondo. Aiuto. Aiuto, aiuto. Io, Edward Nigma, ho distribuito una selezione sublime di sfide ed enigmi in tutta Arkham. Riuscirai a risolverli? Troverai tutti i miei trofei? Sei pronto a rinunciare? La tua mente è troppo piccina rispetto alla mia. E vabbè. Vedi, qua ce n'è già... Ce ne dà già altri. Sono visibili. Sì. In posti che hai già visto. Io sono una missing sulla mappa? No. Batman, da questa parte. Ho visto che hai ripulito la stanza. Grazie, potevi arrivare prima, strozzo. È stato un massacro. Bowles è arrivato dicendo a tutti di sorvegliare l'ingresso anteriore. Ha detto che l'esercito di Joker stava passando dal cancello principale. Due dei miei si sono spostati verso l'uscita e Frank li ha ammazzati. Non hanno potuto reagire. Bowles era da solo? Pensavo di sì. Poi ho visto Harley Quinn. È stata circondata dai detenuti di Blackgate. Stavano ammazzando tutti quelli che erano nella stanza. Non avevo scelta. Sono venuto qui dentro e ho chiuso la porta a chiave, ma ho visto tutto dalle immagini della sicurezza. Avevano una persona con loro. Sembrava il commissario.
Bowles è morto. Hanno continuato senza di lui. È durato più di quello che si meritava. Giusto. Era un verme. Insomma, è stato un genio a passare dall'altra parte. Sì, infatti. Cioè, proprio solo vantaggi. Io volevo vedere sfida enigmista, però, perché... Vedi, ci sono... Allora, come avete capito, i... Come si chiama? Gli indovinelli enigmista, devi guardare qualcosa e trovare il modo di risolvere quello che ti dice lui. Cioè, tipo qua, sala da presentare, un enigma ha molte facce, ma solo alcune sono visibili. Mi piace, bello. Però devi andare in terapia intensiva. Vedi, e questo vi dico, guardate, siamo nel reparto di terapia intensiva. Sì, questo è, diciamo, per fare completismi. Sì, no, in teoria dovreste andare in giro e cercare. Cercarle, sì. Cercare qualcosa che vi permette di... Cioè, che vi risponda a quella cosa lì. Tac. Ecco. Ad esempio. No, qui dove sei... No, secondo me non puoi ancora farlo, perché sintonizzati per sentirlo. Non hai ancora la radio. Quindi non puoi fare... Cioè, alcune cose è normale che tu non possa farle subito, perché ti vogliono dare un pochettino Beh, certo. di replay value. Come dicevamo prima. Ci scusiamo per l'interruzione del programma. Jack Ryder chiede la linea dalla baia di Gotham per un'edizione straordinaria. Eccolo qua, Jack. Buongiorno da Jack Ryder. Notizia flash dalla baia di Gotham. Secondo un recente comunicato, l'isola di Arkham sarebbe sotto assedio. 2 minuti fa, Joker ha trasmesso a tutte le redazioni dei telegiornali questo messaggio agghiacciante. Salute a Gotham. Quella che sentite è la voce del vostro nuovo padrone. Oh, un attimo. Ho saltato una riga. Scusatemi, com'era il coso di prima? Sintonizzati e... Non conosci Jack su non Gotham? Non conosci Jack su Gotham? Sintonizzati per scoprirlo. Perché vedete, scusate, mi torno un attimo indietro, ma solo per... Cioè, fa che debba caricare. Vedete, perché vuol dire che devi fare qualcosa qui, no? Perché Jack era quello che parlava prima alla radio. Vabbè, qua c'è un'analisi ambientale che torna comodo per certe cose. Vabbè, andiamo. Così. Tanto mamma, ci sono infiniti. Andiamo. A comandare. Ah, boh. Ah, dove dovrò mai andare? In alto? Ok. No, c'è la grata. Vai. Cioè, tanto è una stanza che non serve a niente, quindi, in realtà. Sì. Serve a sgratare. Che bello. Eccoci qua. E voilà. Ole. Questo sembra Alien vs Predator. Puoi appenderti. E qua finalmente siamo usciti da Arkham, è la prima volta che vediamo la mappa del gioco. La luna sembra un po' tanto... un po' grande. Là c'è la Wayne Enterprises. E questa è la mappa del gioco. Arkham Est. Dobbiamo chiudere il video? Direi di sì. Ciao belli. Al prossimo video.